quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia siamo noi. Comuni Animali riunisce i veterinari che si occupano di medicina alternativa. È aperta a tutti quei colleghi che vogliono approfondire delle tematiche fondamentali. In questo convegno stiamo affrontando la questione dell'alimentazione e quindi cosa dare da mangiare ai nostri animali, sia che siano cani, gatti, e sia con aperture anche nei confronti della zootecnia. Ad oggi siamo già 52 veterinari iscritti. È un'idea di cominciare a ragionare sulla realtà, cioè del qui oggi. Abbiamo dei problemi di impatto ambientale, abbiamo dei problemi di farmacoresistenza, abbiamo una grande quantità di pet, cioè di animali da compagnia. In Italia sono 60 milioni i pet, e di questi 60 circa 15 milioni sono cani e gatti, quindi c'è anche la questione di capire come relazionarsi con questi animali, perché la relazione è cambiata, quindi non si parla più del cane o del gatto, ma si parla di un membro della famiglia, di come curarli, di come starci assieme e di come alimentarli. Io sono Gloria De Ambrogio, mi occupo di medicina veterinaria integrata, quindi un approccio che unisce medicina tradizionale, tra virgolette, con quella cosiddetta naturale. Quindi mi occupo di omeopatia, omotossicologia, agopuntura, terapia energovibrazionale. Oggi ho parlato di alimentazione BARF, alimentazione crudista, nel cane e nel gatto. Armonia Animali nasce dall'esigenza di chi offre un certo modo di occuparsi degli animali e chi invece cerca un professionista in grado di consigliare in tal senso di incontrarsi. Quindi credevo nell'esigenza di questo gruppo e mi sono unita per questo motivo. Io sono Mara Di Noia, sono un medico veterinario. Ho scelto di non considerare più l'animale come cibo e ho approfondito molto l'argomento dell'alimento vegetale, a tal punto da diventare una nutrizionista olistica. Io ho esteso anche queste consulenze alimentari anche agli animali. Quindi sistemo un po' le diete, molto spesso questi animali mangiano da troppi anni cibi che non sono adatti. Sono qui perché questi argomenti sono la ragione della mia vita e li porto ovunque mi viene chiesto, nella speranza e nella convinzione che chi getta semi al vento farà fiorire il cielo. Io sono arrivata qui oggi, mi sono sentita a casa. Alessandro Benvenuti, sono un medico chirurgo veterinario di Roma e mi occupo di medicina non convenzionale da circa 20 anni e ho cominciato anche gli studi nel campo della nutrizione. Sono in Armonie Animali perché ho trovato tante menti pensanti. Se vogliamo effettivamente il cambiamento fa parte proprio del discorso di avere un confronto sano e giusto. Sono Bettio David, medico veterinario omeopata, da alcuni anni presidente della Società Italiana di Omeopatia Veterinaria. Da parecchi anni SIO collabora con Armonia Animali a questo progetto. Armonia Animali fa riferimento alla nostra società per i corsi triennali di omeopatia. Oggi sono qui al convegno soprattutto per imparare. Ci sono fior fior di colleghi che ormai adottano le diete casalinghe, le diete a crudo per gli animali e bisogna incontrarsi, discutere, parlare delle esperienze e condividere le esperienze per poter crescere. Mi chiamo Ilaria Magnelli, sono la dottoressa in medicina veterinaria. Mi occupo in particolar maniera di medicine olistiche e anche apiterapia,
anche all'utilizzo dei prodotti apistici in ambito terapeutico. Oggi parlo di digiuno come atto di non alimentazione e fondamentalmente di varie ricerche scientifiche che sono state fatte. Faccio parte di Armonia Animali perché prima che fosse creato Armonia Animali mi sentivo, diciamo, un medico veterinario un po' quasi isolato e avevo bisogno proprio di confronto, di scambio, di paragone per crescere. Io sono Maria Maier, sono un medico veterinario, omeopata. Ho cominciato il mio percorso in medicine alternative già prima della laurea. È bello ritrovarci perché comunque, bene o male, chi si occupa di alternativo comunque ha una visione simile del mondo. Mi chiamo Cinzia Ciarmatori, sono medico veterinario e mi occupo da tantissimi anni, ormai quasi da 15 anni, di animali esotici e non convenzionali. In questo momento sono a questo convegno proprio per parlare dell'alimentazione di questi animali. Io sono in Armonia Animali perché ho trovato una rete di colleghi che si impegnano da tantissimo tempo, spesso nel silenzio più assoluto, e condividiamo una visione comune, animali come individui e non come oggetti. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia.